Ultimo giorno di stage per i ragazzi qui alla Gennaro, a riparazioni navali, di un corso organizzato da Is4Cop insieme ad altre organizzazioni. Questi ragazzi hanno la faccia da funerale perché se ne vanno, quindi è una bella soddisfazione per chi l'ha organizzato. Sì, sicuramente è una bellissima soddisfazione, ma la cosa più importante è aver creato la relazione con un'azienda che in prospettiva a queste persone può dare un lavoro. Questo per noi è la cosa importante. Questi sono corsi che sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Liguria e viene richiesto di conseguire un esito occupazionale su un certo numero di persone che lo hanno frequentato. Quindi per noi la cosa importante, al di là del fatto di essere soddisfatti che il percorso sia andato bene, è che effettivamente possano nascere delle relazioni che possono portare a degli inserimenti lavorativi. Meccanico motorista navale, un corso che avete studiato in base a esigenze che avete capito che il mercato chiede. Esatto, sì, insieme al Consorzio Formazione Polcevera, che è l'altro ente che in ATS con noi ha progettato e gestito questo corso, che fa parte di un pacchetto di corsi dedicati all'area del porto, ha rilevato questo tipo di fabbisogno e quindi si è pensato di proporre tre figure professionali, tra cui il meccanico motorista navale. Un porto che ha bisogno ancora molto di formazione. Sicuramente, la formazione serve in tutti gli ambiti, nell'area portuale, per il porto. Il rilancio del porto di Genova, secondo noi e secondo tanti, passa anche attraverso la formazione, la riqualificazione delle persone che già lavorano e dare la possibilità, attraverso dei corsi di qualifica, di introdurre dei ragazzi preparati all'interno delle aziende portuali.